Ciao da Avsim, che bella la sfilata dei giocatori della Juventus alla Continasse e al J Medical per i test preliminari e oggi giornata di primi allenamenti, primo doppio allenamento. Che bello rivedere i giocatori della Juve, che bello vedere alcuni volti noti, alcuni che sono stati nella Juve la scorsa stagione, altri che mancavano da un po' e che quindi sono dei ritorni, ma insomma da questo punto di vista tanto tanto bello non è, perché stiamo parlando anche di esuberi, di giocatori che sono tornati alla Juventus dopo un anno in prestito, dopo anche parole, dichiarazioni che li avrebbero proiettati in realtà verso altre destinazioni, e cioè il desiderio, come per esempio da parte di De Sciglio, di restare a Lione, di restare in Francia, di non tornare in Italia. Però queste poi sono questioni di mercato che dobbiamo affrontare, perché dobbiamo andare a capire quanti sono gli esuberi della Juve in termini di liste, cioè quanti sono i giocatori che la Juve non potrà iscrivere alle liste se rimarranno tutti quanti a disposizione di Allegri come sono adesso. Intanto va detto che Allegri, per questa prima convocazione in attesa del ritorno dei nazionali, ha tenuto in considerazione anche molti giovani. Alcuni giovani interessanti, ci sono anche alcuni addirittura dell'Under 19, non soltanto giocatori che hanno già fatto esperienza in Under 23. Dopo li vediamo tutti quanti, perché dobbiamo parlare di Under 22, Under 21, CTP, ATP, quindi lista UEFA, lista FIGC, e dobbiamo parlare anche del regolamento dell'Under 23, che pone un limite, secondo me, grave per la felice gestione di questi giovani e che quindi probabilmente costringerà la Juventus a mandar via, anche solo in prestito, parecchi di questi giovani che adesso stiamo vedendo e vedremo in questo precampionato, perché non ci sarà posto per loro se si vorrà farli giocare. Cominciamo con il dire quelli che sono i limiti delle liste, chiariamoci subito su questo. Molti di voi ormai sono preparati, perché ogni anno ripetiamo queste cose, però è giusto ripeterle perché poi magari sfuggono e si dimenticano, perché ci sono alcuni tecnicismi, e quindi andiamo a vedere quali sono i tetti massimi della lista FIGC, cioè per la Serie A e la Coppa Italia, e della lista UEFA per la Champions League, e poi andiamo a vedere chi mettiamo dentro questi elenchi, come riusciamo a riempire queste caselle. Le liste sono da 25, cioè sia la lista FIGC che la lista UEFA è composta da massimo 25 elementi. Si possono presentare massimo 25 giocatori. In realtà di più, tenendo conto, per quanto riguarda la FIGC, degli under 22, cioè di quei giocatori che compiranno al massimo 22 anni nel corso della stagione, quindi entro il 30 giugno. Per la UEFA, under 21, cioè c'è un numero illimitato di under 22 e di under 21, che comunque però devono essere, almeno per quanto riguarda la UEFA, tesserati dalla società da almeno due stagioni, quindi deve essere almeno la seconda stagione che sono tesserati con la società. Non è che prendi un under 21 al volo e lo inserisci nella lista, altrimenti devi andare a metterlo nella lista dei 25, quindi c'è una lista da 25 bloccata con determinati criteri, e poi ci sono questi extra che sono i giovani, il che fa pensare: se ho tanti giovani validi che parcheggio tra virgolette in under 19, ma soprattutto in under 23, quando mi servono li posso portare in prima squadra. C'è il limite dell'under 23 che vediamo dopo. Come è composta la lista dei 25? La lista dei 25 è composta in realtà da 17 senza alcun requisito particolare, almeno 4 ATP e almeno 4 CTP, o meglio fino a 4 e fino a 4, nel senso che puoi avere anche più ATP e più CTP, però ne puoi iscrivere come ATP e come CTP solo 4 e 4. ATP significa cresciuto nella federazione, CTP significa cresciuto nel club, nel vivaio del club. Cresciuto quando? Cioè almeno 3 stagioni, tesserato per almeno 3 stagioni o 36 mesi, anche non consecutivi, tra la stagione in cui il calciatore ha compiuto 15 anni e quella in cui il calciatore ha compiuto 21 anni. Quindi abbiamo la Juventus per esempio come ATP, cioè cresciuti nella federazione, cioè in Italia: Perin, Chiellini, Bonucci, Luca Pellegrini, Frabotta, De Sciglio, anche Dybala, Chiesa naturalmente, Kulusevski che non può essere CTP della Juve, e anche Bernardeschi. Quindi come ATP la Juve ne ha tanti, ma bastano 4 e quindi questo requisito è integrato. Il problema annoso della Juventus è sempre stato quello dei CTP, perché la Juve ne ha sempre avuti pochi, anche solo uno, di solito Pinzolio. Quest'anno, a voler tenere in considerazione alcuni giovani, ne avremmo qualcuno in più. Andiamo allora a comporre questa lista e a vedere chi sono gli esuberi e chi, quindi chi deve andare via.
Il discorso della differenza tra Under 22 e Under 21 non ci avvantaggia tantissimo in funzione della Serie A, perché quest'anno diversi giocatori che l'anno scorso erano inseriti nella lista libera, praticamente Under 22 della Serie A, sono cresciuti e quindi andranno a compiere 23 anni, o hanno già compiuto 23 anni nel corso di questa stagione, e quindi non potranno più essere inclusi nella lista Under 22. Nella lista Under 22 restano sostanzialmente solo De Ligt e Kulusevski. Poi ci sono naturalmente nella lista Under 22 e anche tutti i più piccoli, cioè quelli che sono idonei anche per la lista Under 21 UEFA, e sono però praticamente tutti giocatori che sono un po' in bilico tra Under 19 e Under 23. E il problema, vi dicevo, del limite dell'Under 23 qual è? Che da regolamento dell'Under 23, se un giocatore iscritto per l'Under 23 va a disputare 5 partite da almeno 30 minuti l'una con la prima squadra, non può più tornare in Under 23. Quello che è successo a Frabotta lo scorso anno, per cui Frabotta in Under 23 non può tornare. 5 partite è un limite troppo basso, perché se un giocatore giovane fa 5 partite in prima squadra, non fa un numero di partite tali da poter dire ha fatto la stagione. Sarebbe stato idoneo fare un limite di 10-15, ecco, forse 15 partite. È un limite molto basso che costringe a scegliere in maniera drastica. O un giocatore va in Under 23 e resta in Under 23, però significa per la Juve fare la Serie C, oppure viene aggregato alla prima squadra con il rischio che giochi poco. Ecco, si può anche fare una via di mezzo. Gioca con l'Under 23 e pian piano viene aggregato alla prima squadra. Ma il limite mentale, non posso metterlo in campo per più di 30 minuti, quindi lo devo inserire al 70esimo di ogni partita, e comunque c'è un limite di 5 presenze, ti costringe poi a non sfruttarlo adeguatamente. Cioè, se noi vogliamo sfruttare veramente Fagioli, Fagioli deve essere aggregato alla prima squadra e deve dimenticare l'Under 23, con cui comunque ha giocato tanto la scorsa stagione. Ma lo stesso discorso riguarda per esempio Marco da Graca, che potrebbe come attaccante continuare a giocare sì, ma in Under 19. Però c'è un salto eccessivo tra il campionato primavera e la Serie A barra Coppa Italia barra Champions League. Quindi c'è un vero problema. La Juve deve capire quali sono i giovani che veramente vuole tenere in prima squadra, ma facendoli giocare. Facendoli giocare. Per esempio, molti dubbi su De Winter, che per me è un difensore centrale molto, molto bravo, belga, forte, assolutamente pronto anche per iniziare a giocare in Serie A, però appunto se poi fa quelle 5 presenze non solo non ci può tornare quest'anno in Under 23, dove non ha praticamente mai giocato, ma non ci può tornare neanche l'anno prossimo, non ci può tornare più. Quindi diventa poi un giocatore che deve per forza stare in prima squadra, e se non trova spazio lo devi mandare in prestito. Quindi molti di questi giovani in realtà verranno mandati in prestito, non li terremo. Adesso li stiamo vedendo appunto nel ritiro, in questi primi allenamenti, ma è una situazione destinata a cambiare. Comunque abbiamo detto che sono 36 giocatori, anche non quelli presenti attualmente, ma diciamo da considerare nella rosa. Non ho considerato un quarto portiere, ma potrebbe esserci anche uno tra Garofani e Israel, che in questo precampionato si andrà ad aggiungere, però sono 36 in questo momento, di cui 10 effettivamente ATP, a cui aggiungere Locatelli. Locatelli sarebbe ATP, quindi sarebbe il 37esimo, e sarebbe anche un altro ATP. Insomma, Locatelli potrebbe essere iscritto tranquillamente, ma non in Under 22 perché ha già 23 anni. 7 CTP, per un tot fino a 7 CTP, compresi però quelli che diventano CTP quest'anno. 9 Under 21 e 2 Under 22, il che significa che nella lista Serie A degli Under 22 ce ne possono andare 11, quindi stiamo tranquilli. Il problema però è che ci sono evidentemente 11 giocatori che comunque devono uscire da 36 a 25, togliendo però, ecco, di questi 11 giocatori ci sono però quelli che comunque andrebbero nelle liste extra, soprattutto gli Under 21, 9. Quindi in realtà, ecco, per dirla tutta, considerando che i CTP effettivi in questo momento 4 li possiamo trovare, Rugani è solo per la Serie A, però anche considerando per la UEFA c'è Pinsoglio, c'è Dragusin, ci sarebbero magari Nicolussi, Caviglia e Fagioli, ecco, oppure Fagioli e Di Pardo, ecco, volendo considerare questi qui come effettivamente CTP di prima squadra, non abbiamo la necessità di mandar via troppi giocatori, e quindi andando a vedere effettivamente quelli che sono gli esuberi, tolti i giovani, non sono 11 le cessioni da fare, ma sono un po' meno, perché appunto arriviamo a 25, quindi considerando questi 4, di questi 4 poi sono a loro volta anche da lista Under 21, tolto Pinsoglio, in realtà sono 3, quindi restano praticamente 6 giocatori da inserire nella lista Under 21, e quindi sostanzialmente vedete che invece di 11 esuberi da 36 a 25, gli esuberi risulterebbero
sostanzialmente 5 o 6 cessioni da fare, ma comunque non è facile né fare le operazioni di cessione né soprattutto scegliere chi deve essere mandato via. Andando infatti a costruire la rosa della Juventus per caselle, noi abbiamo come portieri ovviamente Szczęsny, Perin e Pinsoglio, perché Perin sostanzialmente resterà. Come difensori centrali, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Demiral e Dragusin, cui si aggiungono Rugani e De Winter, e soprattutto c'è un dualismo tra Rugani e Demiral, uno dei due resta probabilmente, l'altro deve andare via. Forse ha più mercato Demiral, ma è comunque difficile cederlo, ha meno mercato Rugani ed è comunque difficile cederlo, e poi appunto c'è da capire De Winter se potrà essere considerato un CTP in pianta stabile, ma giocherebbe pochissimo. Oppure, aggregato alla prima squadra, magari gli si fa fare l'under 23 e poi di tanto in tanto viene anche convocato da Allegri. Come terzini, a destra abbiamo Cuadrado e Danilo ed eventualmente De Sciglio, secondo me andrà via, è chiaramente un esubero, ed eventualmente ci sarebbe Di Pardo. Ecco, io questa operazione la farei, teniamo Di Pardo tra under 23 e prima squadra, poi quando arriva alle 5 presenze non gioca più in under 23, continua magari a giochicchiare ogni tanto in prima squadra, è un giocatore abbastanza valido, non è più giovanissimo, quindi forse prenderà poi un'altra strada rispetto alla Juventus, però è CTP in questo momento, quindi può essere tranquillamente inserito senza occupare posti nelle liste. Mentre a sinistra abbiamo Alessandro, Pellegrini e Frabotta per me andrà via, dovrà andare via, secondo me non è più forte di Pardo, ma secondo me Frabotta non è proprio il caso di tenerlo. Io avrei ceduto anche Alessandro, ma lo sapete che il mercato è bloccato, quindi mi sta bene Alessandro titolare con Pellegrini riserva, che però dovrebbe giocare anche abbastanza, e quindi da questo punto di vista non ci sono problemi di liste. A centrocampo come regista Arthur e Fagioli, credo che Fagioli resterà proprio perché CTP, anche under 22, insomma, rientra tranquillamente nelle liste, e credo che saranno loro due eventualmente ad occupare il ruolo di regista. Il ruolo di mezzala, nel caso arrivi Locatelli, sarà Locatelli a farla mezzala, o forse Arthur mezzala, Locatelli regista, ma probabilmente Fagioli sarà il regista di riserva, quindi diciamo l'assistente di regia, possiamo dire. Le altre mezzali sono naturalmente Rabiot, naturalmente Bentancur, naturalmente McKennie. Escludo Ramsey, che in teoria potrebbe rischia di restare pure lui perché non trova mercato, però sostanzialmente è difficile che possa rientrare anche lui nella squadra della Juventus. E poi come ali o comunque esterni d'attacco abbiamo Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi e Félix Correa, che non è CTP però è under 21 e under 22, quindi lo puoi mettere tranquillamente da parte, quindi può rientrare. E poi come attaccanti Morata, Dybala e Dagraca. Quindi escludendo anche naturalmente Marco Piazza, escludendo Rugani, Frabotta, De Sciglio, Ramsey, Piazza e anche Nicolussi Caviglia, che secondo me dopo il crociato dovrà andare in prestito per giocare con continuità un'intera stagione. Speriamo in Serie A, speriamo in un club, in una società che lo faccia giocare, con un allenatore che lo facciano giocare tanto. E quindi concludendo, anche se sono stato probabilmente un po' caotico, i giocatori da mandar via secondo me sono appunto questi 5-6, come vi dicevo alla fine non sono 11 esuberi, sono 5-6, perché questa lista che vi ho proposto alla fine, questa squadra così incasellata, è di 26 elementi, però in questi 26 abbiamo Félix Correa e Dagraca, che sono under 21, under 22, quindi in effetti potrebbero tranquillamente rientrare, ai quali possiamo aggiungere, in realtà c'è anche Dragusin, quindi in realtà sarebbe una lista anche da 23-24, quindi andremo tranquillamente ad integrare i requisiti, insomma ci sarebbe spazio per questi giocatori, a cui potremmo anche aggiungere di tanto in tanto, ci sarebbe anche Hamza Rafia, che c'era anche in questo inizio di stagione, che non ho considerato, che pure è un trequartista, un centrocampista offensivo, lui però non è ATP, non è CTP, non è più under 20, è under 22 per la Serie A forse, ma non è più under 21 assolutamente, anzi non è neanche più under 22 perché compirà 23 anni nel corso di questa stagione, quindi è un po' fuori quota Rafia. Ecco, lui occuperebbe posto, quindi è difficile che Rafia rimanga, lui sinceramente credo che dovrà essere ceduto perché non ci sarebbe spazio, oppure si potrebbe ricavare spazio per Rafia qualora non arrivasse Locatelli. Ecco, paradossalmente il mancato acquisto, se dovesse saltare di Locatelli, può arrivare a sbloccare uno come Rafia o uno come Ramsey. Questi sostanzialmente sono i ballottaggi: Rugani, Demiral,
naturalmente fra Botta Di Pardo, anche se Di Pardo, ripeto, è CTP, De Sciglio dovrebbe evidentemente andare via. A centrocampo ballano un paio di posti tra Locatelli, Ramsey, Nicolussi Caviglia e Rafia. In attacco ovviamente out, molto probabilmente out, Piazza, mentre ci sarebbe spazio per Da Graca, per Correa e anche per Mattias Soulé, che è un numero 10, un grande centrocampista offensivo, ma più che altro un attaccante di grande estro dell'Under 19, ancora non ha mai giocato in Under 23, quindi potrebbe essere il suo upgrade di questa stagione, partire dall'Under 23, facendo poi anche qualche apparizione in prima squadra. Io me l'aspetto tanto perché è un giocatore da cui mi aspetto tanto, su cui ripongo tante grandi aspettative, perché secondo me è veramente forte. E quindi questa è la situazione, non sarà assolutamente facile ripulire questa rosa della Juventus, alleggerirla liberandola dagli esuberi, però questi sono sostanzialmente i parametri. Ce la possiamo fare a vendere o a smistare anche solo in prestito questi 5 o 6 giocatori, trattenendo tutti gli altri, soprattutto i giovani più interessanti. Grazie per l'attenzione, spero di non essere stato troppo caotico e invece di avervi chiarito un po' la situazione, quindi fatemi sapere nei commenti come la pensate, soprattutto su questi ballottaggi. Like al video se vi è piaciuto e condividetelo con chi è interessato a capirci meglio sulle liste della Juventus, la rosa e gli esuberi. Iscrivetevi al canale attivando le notifiche se ancora non l'avete fatto e abbonatevi per sfruttare tanti vantaggi, tra cui anche la chat vocale nel mio server Discord, link in descrizione. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!